sorelle, mercoledì scorso abbiamo iniziato la Quaresima e oggi celebriamo la prima domenica di questo tempo liturgico, spinto dallo Spirito Santo che si era posato su di lui, rivelandolo come il Cristo. Si ritirò per 40 giorni nel deserto di Giuda, dove superò le tentazioni di Satana. Seguendo il loro Maestro e Signore, anche i cristiani, per affrontare insieme con lui, l'immagine del deserto è una metafora assai eloquente della condizione umana. Il libro dell'Esodo narra l'esperienza del popolo Israele che, uscito dall'Egitto, peregrinò nel deserto del Sinai per 40 anni prima di giungere alla terra promessa. Durante quel lungo viaggio, gli ebrei sperimentarono tutta la forza e l'insistenza del tentatore che li spingeva a perdere la fiducia nel Signore e a tornare indietro. Occorre superare la prova che la stessa libertà comporta, cioè la tentazione. Solo liberata dalla schiavitù della menzogna e del peccato, la persona umana, grazie all'obbedienza della fede che la apre alla verità, trova il senso pieno della sua esistenza e raggiunge la pace, l'amore e la gioia. Richiesca in pace. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.